Allora, ricordando quello che abbiamo detto all'inizio di tutto, che parliamo di primo soccorso e non di pronto soccorso, probabilmente avete sentito nella lezione parlare relativamente alle fratture di trazione. Ferma lì. Trazione sì, ma la trazione non va fatta nel primo soccorso. La trazione va fatta nel pronto soccorso, va fatta in sala operatoria dopo aver fatto radiografie o in scopia diretta, per capire esattamente come quell'osso è fratturato. Nel primo soccorso la sola cosa che dobbiamo fare quando abbiamo certezza di una lesione ossea o supposizione che ci sia un osso rotto è quella di immobilizzarlo così com'è. Se soccorrete la persona che vedete si tiene un braccio, non c'è l'osso di fuori, ma magari c'è l'arto ruotato in maniera ovviamente anomala, urla, gli fa male, è tumefatto, è livido, è molto probabile che di un osso si sia rotto. Non dovete trazionarlo, non dovete metterlo in asse, lo immobilizzate così com'è. Come lui se lo tiene, quella è quella che si chiama la posizione antalgica, quella che gli fa sentire meno male. Poi glielo mettono come Totò così, ma dopo, quello va fatto in pronto soccorso. Quello che abbiamo visto prima, quando ad esempio dobbiamo muovere una persona per caricarla su una barella o per trascinarla fuori perché c'è un pericolo che incombe. Se abbiamo un attimo di tempo da spendere per capire se ci sono traumi ossei, aiuta molto, perché se noi andiamo a tirare quella persona dove ci fossero già presenti dei traumi ossei, cioè delle fratture, e queste fratture fossero addirittura non, sapete che le fratture sono composte, scomposte, esposte, ma se una frattura è scomposta o peggio esposta e noi l'andiamo a muovere male, ecco perché vi dico la trazione, non nel primo soccorso. Ricordate che i monconi ossei tagliano come rasoi, quindi tutto quello che incontrano, muscoli, vene, arterie, nervi, recidono. Allora, anche se c'è l'osso di fuori, si blocca così com'è. Uno che soccorrete si tiene probabilmente un femore rotto, il femore, pensate che già una frattura di femore composta si porta dietro una perdita che va dal litro al litro e mezzo di sangue. Quindi il paziente diventa anche un paziente emorragico automaticamente e dopo vedremo poi come si trattano. Ma non avete neanche una stecca di legno da fermarla, neanche legatela contro la gamba sana, che faccia da supporto alla gamba rotta. Immobilizzata. La trazione dopo, non nel primo soccorso.